La miseria dell'architettura contemporanea è, ancora prima che nei risultati, nella povertà dei contenuti, nella mancanza di tendenze pratiche, nella paralisi degli assunti teorici trascinati malamente dal movimento moderno. Questi assunti teorici significano spesso la fede più o meno cosciente nel funzionalismo. Nella pratica professionale come nella didattica, il ricorso al funzionalismo rappresenta una sorta di scorciatoia verso il progetto. Questa è basata sul discorso degli standard, i quali sono sempre fatalmente antiquati e avulsi dal progresso politico e culturale. Da questi motivi nasce la nostra lotta al professionalismo, opposizione che non ha nessuna base moralistica, ma vuole emarginare una posizione che, essendo la riduzione della realtà a uno schema, impedisce ogni libera ricerca e ogni sviluppo dialettico dell'architettura nell'università.